Vogliamo aprire le nostre Bibbie e il nostro cuore per ascoltare la parola di Dio. Fratello Lombardo, Dio ti benedica. Gloria a Dio. Vogliamo meditare stasera il canto di Davide in 2 Samuele 22. Gloria a Dio, stiamo vedendo i canti della Bibbia che sono i canti, sono il risultato, diciamo così, il frutto della grazia, dell'opera di Dio, un'opera di salvezza, di liberazione nella vita di quanti si fanno salvare, si fanno liberare dal Signore. Perciò se tu stasera hai delle catene, dei legami, hai dei pesi addosso, rivolgiti a Gesù. Rivolgiti al Signore, digli semplicemente due parole: Signore, salvami. Dillo con tutto il tuo cuore: Signore, salvami. E il Signore ti salverà e tu poi canterai. Canterai le lodi di Dio. Gloria al Signore. Secondo Samuele 22. Dio ci benedica con la sua parola. Davide rivolse al Signore le parole di questo canto quando il Signore lo liberò dalla mano di tutti i suoi nemici e dalla mano di Saul. Egli disse: il Signore è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe in cui mi rifugio, il mio scudo, il mio potente salvatore, il mio alto rifugio, il mio asilo. Oh mio salvatore, tu mi salvi dalla violenza. Io invocai il Signore che è degno di ogni lode e fui salvato dai miei nemici. Le onde della morte mi avevano circondato e i torrenti della distruzione mi avevano spaventato. I legami del soggiorno dei morti mi avevano attorniato, i lacci della morte mi avevano sorpreso. Nella mia angoscia
invocai il Signore, gridai al mio Dio, egli udì la mia voce dal suo tempio, il mio grido giunse ai suoi orecchi. Allora la terra fu scossa e tremò, le fondamenta dei cieli furono smosse e scrollate, perché egli era colmo di sdegno, un fumo saliva dalle sue narici, un fuoco consumante gli usciva dalla bocca e ne venivano fuori carboni accesi. Egli abbassò i cieli e discese, avendo sotto i piedi una densa caligine, cavalcava un cherubino e volava, appariva sulle ali del vento. Delle tenebre s'era fatta una tenda, s'era circondato di masse di acque e di dense nubi, dallo splendore che lo precedeva si sprigionavano carboni accesi. Il Signore tonò dal cielo, l'Altissimo fece udire la sua voce, scagliò frecce e dispersi i nemici, lanciò folgori e li mise in rotta. Allora apparve il fondo del mare e le fondamenta del mondo furono scoperte dal rimprovero del Signore, al soffio del vento delle sue narici. Egli tese dall'alto la mano e mi prese, mi trasse fuori dalle grandi acque, mi liberò dal mio potente nemico e da quelli che mi odiavano perché erano più forti di me. Essi mi erano piombati addosso nel giorno della mia calamità, ma il Signore fu il mio sostegno. Egli mi trasse fuori dal fango, mi liberò perché mi gradisce. Dio ci benedica con la sua parola. Gloria al Signore. Il tempo e le circostanze in cui Davide, colui che è stato detto il dolce cantore di Israele, scrisse, in cui Davide scrisse questo canto, sono espressi, come abbiamo visto nel versetto 1. Il canto è riportato e possiamo rileggerlo con qualche piccolissima variante anche nel Salmo 18, e questo cantico esalta Dio per ciò che Egli è e per ciò che Egli fa. Come dicevamo prima, fratelli e sorelle, sono belli i cantici, sono belle le preghiere se partecipiamo con sincerità, è bello venire al culto insieme, è bello incontrarsi con i fratelli, ma soprattutto è bello realizzare il Signore nella propria vita. E Davide inizia con queste parole: il Signore è. Il Signore è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe, il mio scudo, il mio potente salvatore, il mio alto rifugio, il mio asilo. Il Signore è. Gloria a Dio. L'aveva realizzato. Era davanti ai suoi occhi, era sul trono del suo cuore. Noi non vogliamo niente di meno di questo. Vogliamo il Signore. Il Signore ci basta. Benedetto sia il Signore. Avendo il Signore abbiamo tutto. Anche le altre cose diventano belle, ma prima dobbiamo avere il Signore. Io ho un'altra religione, ma che me ne faccio della religione? Né la tua né la mia ci salvano. Ci salva il Signore. Il Signore è. Benedetto sia il nome del Signore. Il Signore è, e questo lo può dire soltanto chi lo ha realizzato come Dio vivente, come un Dio che si manifesta, come un Dio che è meraviglioso, che viene ad abitare nella nostra vita.
E allora possiamo dire il Signore è. Secondo queste espressioni, il Signore è almeno 9 cose. L'abbiamo contate poco fa. La mia rocca, la mia fortezza, eccetera. Il numero 9 nella Bibbia è un numero di abbondanza. Il numero 7 nella Bibbia è il numero di perfezione, ma il 9 è abbondanza. E in Dio c'è tutta l'abbondanza. Quando abbiamo Dio, fratelli e sorelle, non ci manca nulla. Abbiamo tutto. Gloria al Signore. Dio è tutto ciò che ci necessita e anche di più. E il Signore, questo Signore che per alcuni è lontano, per alcuni è soltanto una teoria, è soltanto una fissazione. Forse se c'è da qualche parte dell'universo si fa i fatti suoi. Qualcuno ha detto che Dio ha caricato l'orologio e se n'è andato. Non è così. Non è così. Io lo sento nel mio cuore il Signore stasera. E anche voi credo che lo sentite nel vostro cuore. Gloria al Signore. Ora, il Signore è spiritualmente raggiungibile con la nostra preghiera. Dio che può sembrare così lontano, così estraneo, così assente tante volte dalle nostre vicende, invece è vicino. Anche se noi non ci spieghiamo tante cose, anche se noi delle volte rimaniamo schiacciati dalle vicende, il Signore è vicino. Gloria a Dio. E Davide, che era circondato da tanti nemici, da tanti pericoli, da tanta responsabilità, perché era il re del popolo di Israele e c'erano tanti popoli nemici all'esterno, ma anche nemici all'interno dello stesso popolo. Pensate al re Saul e a qualche altro. Davide prega. Ora che è stato liberato dai suoi tanti nemici, canta, dice il Signore, è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore, ed è inutile ripetere queste parole, l'abbiamo già lette, però al versetto 3 esprime questa preghiera, la preghiera con cui aveva realizzato il Signore. Il Signore che è così grande, così immenso, il re del grande universo, questo Signore così lontano, tra virgolette, così misterioso, risponde alle preghiere semplici di ciascuno di noi. Oh mio Salvatore, tu mi salvi dalla violenza. Io invocai il Signore che è degno di ogni lode e fui salvato dai miei nemici. Cosa ha fatto Davide? Ha fatto penitenze, pellegrinaggi, cosa ha fatto? Niente. Una semplice preghiera. Io invocai il Signore e fui salvato dai miei nemici. Basta chiamarlo, però non così. A fior di labbra, con tutta l'anima. Gloria al Signore. Le onde della morte mi avevano circondato, i torrenti della distruzione mi avevano spaventato, i legami del soggiorno dei morti mi avevano attorniato, i lacci della morte mi avevano sorpreso nella mia angoscia. Invocai il Signore, gridai al mio Dio ed egli udì la mia voce dal suo tempio. Tenete presente che quando Davide scrisse questo cantico, il tempio non era ancora costruito. Il tempio l'ha costruito Salomone dopo. Ma pure Davide dice, egli udì la mia voce dal suo tempio, perché Dio ce l'ha un tempio. È la sua casa,
Gloria al Signore, noi non sappiamo identificarla geograficamente, ma Dio ha una dimora, ha un trono, un luogo meraviglioso dove abita, e da lì ascolta il nostro grido. Il mio grido giunse ai suoi orecchi. Che Signore meraviglioso che abbiamo, vero? Tutti quanti oggi abbiamo i telefonini, e secondo il gestore delle volte il segnale c'è o non c'è. Ieri ero a Rocca Monfina nel Casertano e cercavo di contattare mia moglie. Ho due schede, ma nell'una e nell'altra prendevano. E dovevo avvisare mia moglie che stavo lì, era arrivato, tutto a posto. Ho dovuto cercare la linea fissa perché col cellulare certe volte così per Vodafone o per Tim, quello che è, non ha importanza. Se non c'è campo, non c'è campo. Ma col Signore il campo c'è sempre. Gloria al Signore. Basta che apriamo il cuore e gridiamo con tutta l'anima, il Signore ci risponde. E se non è subito, ci risponde più tardi. Gloria al Signore, il nostro telefonino lascia sempre un messaggio alla sua presenza. Ci credete voi stasera? Gloria al Signore. Questa è stata l'esperienza di Davide. Il mio grido giunse ai suoi orecchi. Per questo il Signore è perché io l'ho realizzato. Perché io ne ho fatto l'esperienza, ero circondato da tanti nemici, dai torrenti della distruzione, dalle onde della morte, dai lacci della morte, dal legame del soggiorno dei morti. Ho gridato ed egli mi ha risposto. Gloria al Signore. Ecco perché, fratelli, Davide non l'aveva imparato da un manuale della scuola domenicale, grazie a Dio per i manuali. Davide non l'aveva imparato da un libro di teologia, non era andato tanti anni in un seminario, l'aveva imparato perché l'aveva realizzato, aveva fatto questo incontro, questa esperienza viva con lui. Ecco perché adesso canta perché sa che ha un Dio vivente, appartiene a questo Dio vivente. Gloria al Signore. E Davide, che era un grande poeta, ha scritto moltissimi salmi, la maggior parte dei salmi sono stati scritti dal re Davide. Ecco, proprio perché era un grande poeta, dal versetto 8 in poi descrive questa manifestazione di Dio, queste manifestazioni di Dio in una maniera che ci sembrano, che ci sembra esagerata, è una maniera poetica di esprimersi. Allora la terra fu scossa e tremò, le fondamenta dei cieli furono smosse e scrollate, perché egli era colmo di sdegno, un fumo saliva dalle sue narici, un fuoco consumante gli usciva dalla bocca e ne venivano fuori carboni accesi. Sembra un'esagerazione. Egli abbassò i cieli distesi, avendo sotto i piedi una densa caligine, cavalcava un cherubino e volava, appariva sulle ali del vento. È un modo poetico, ma è anche un modo realistico, spirituale di descrivere la presenza di Dio. Non posso fare a meno di pensare a una piccola esperienza che feci. Avevo circa 19 anni e mezzo, mi ero convertito da un annetto circa e ho avuto un momento difficile, un momento di scoraggiamento, di tentazione, un momento in cui stavo per scivolare. Un giorno tornai a casa e dissi: ma basta, forse mi sono fissato troppo, forse la sto prendendo sul serio.
E mentre ero lottato da questi sentimenti, da queste debolezze che volevano prendere la mia vita, ho sentito una sensazione terribile. Ho sentito tutta la stanza come se fosse piena di qualcosa, che vi devo dire, come un piombo che pesava addosso alla mia vita, come se non potessi muovermi più, stavo rimanendo paralizzato. Una sensazione tremenda, e cominciai a sentire spavento, un peso addosso alla mia coscienza, al mio cuore. Mi sembrava mi stesse succedendo qualche cosa. Capii. In quella stanza c'erano le forze del male che cercavano di distruggere la mia vita. E quando lo capii, caddi in ginocchio e cominciai a gridare a Dio: Signore, salvami! No, Signore, io voglio appartenere a te, non voglio cedere al male, aiutami, aiutami! Cominciai a piangere, a piangere. E man mano quella forza si allontanava da me, e ho sentito tutta la stanza, tutta la palazzina dove abitavo tremare come se fosse venuto il terremoto. Ho sentito il rumore con le mie orecchie, i vetri, tutto si scuoteva, ma ho sentito una grande liberazione. Gloria al Signore. Dio si manifesta, Dio si manifesta. Gloria al Signore, lo so, c'è qualcuno che dice: ma questi sono pazzi, e va bene, io spero che impazzisci pure tu, ma che trovi il Signore nella tua vita. Gloria a Dio. Davide era pazzo, era il re di Israele. Gloria al Signore. Vedete quali manifestazioni ci sono attorno a lui. Quando gridò al Signore in mezzo ai suoi nemici, la terra fu scossa e tremò, le fondamenta furono smosse e crollate. Gloria al Signore. Il Signore si manifesta in maniera straordinaria. Anche quando Dio promulgò i 10 comandamenti, se voi andate a leggere Esodo 19, in Esodo 20 poi sono riportati i comandamenti, ma al capitolo 19 si legge così: il terzo giorno, come fu mattino, ci furono tuoni, lampi, una fitta nuvola sul monte e si udì un fortissimo suono di tromba. Tuonò, tutto il popolo che era nell'accampamento tremò. Mosè fece uscire il popolo, dice la parola del Signore, e si fermarono ai piedi del monte. Il monte Sinai era tutto fumante, perché il Signore vi era disceso in mezzo al fuoco. Il fumo saliva come il fumo di una fornace, e tutto il monte tremava forte. Il suono della tromba si faceva sempre più forte. Chi è che si manifestava sul monte Sinai? Il Signore, il padrone dell'intero creato. Egli ha a sua disposizione terremoti, venti, il suono di trombe, ha a sua disposizione ogni cosa. Quando si deve manifestare, si manifesta in una maniera dolce o in una maniera potente, secondo il suo disegno e il suo piano. Gloria al Signore. Secondo il canto di Davide, gloria al Signore, il Signore si manifesta con il terremoto, il fumo e il fuoco. Egli abbassò i cieli e discese. Gloria al Signore. Nel versetto 10 poggia e s'ammanta i piedi nella caligine. Nel versetto 12 si fa una tenda di massa d'acqua e di dense nubi. Nel versetto 13 sprizzano da lui scintille e raggi di fuoco. Nel 14 il Signore tuona potentemente. Nel 15 scaglia folgori come frecce per disperdere i nemici.
nel versetto 16, prosciuga addirittura il mare. Dio è grande, Dio è meraviglioso, gloria al Signore. L'immagine di Dio che si muove, agisce, interviene per operare dopo la preghiera accorata e profondamente sentita di un suo figlio è qualcosa di grande e di straordinario. Chissà che il Signore non dia qualche manifestazione particolare nella vita di qualcuno questa sera. Gloria al Signore, io ci credo che Dio onora la sua parola. Il Signore però, fratelli, interviene personalmente per quel credente che lo invoca. Magari gli altri neppure se ne accorgono, ma Dio si manifesta lì, in quel cuore che lo cerca, nell'esperienza, nel cammino, nella vicenda di colui o di colei che lo cercano con tutta l'anima. Dice nei versetti 17, Davide canta, continua, il suo canto è specifica, egli stese, o tese, dall'alto la mano e mi prese. Gloria a Dio. Davide vede arrivare questa mano dall'alto. Tese la mano, dall'alto la mano e mi prese, mi trasse fuori delle grandi acque. Mi liberò dal mio potente nemico e da quelli che mi odiavano, perché erano più forti di me. Essi mi erano piombati addosso nel giorno della mia calamità, ma il Signore fu il mio sostegno. Egli mi trasse fuori al largo. Mi liberò perché mi gradisce. Gloria al Signore. Gloria a Dio. Tutto quello che Dio fa, se voi seguite attentamente questo cantico, lo fa per l'individuo, per la persona. Il Signore, fratelli, non fa spettacoli. Il Signore, fatemi dire così, non è un saltimbanco. Il Signore non fa teatro. Sì, si manifesta come egli vuole, in maniera meravigliosa o in maniera dolce e misteriosa e nascosta. Fa come vuole, ma lo fa per ciascuno di noi, personalmente. Gloria al Signore. Egli tende la mano dall'alto e ci prende. Gloria al Signore. Ci libera, ci salva. Benedetto sia Dio, gloria al Signore. Ora, io non so perché Davide dice mi trasse fuori al largo, mi liberò, perché mi gradisce. Perché mi gradisce? Forse Davide non aveva ancora commesso quei gravi peccati di cui si rese colpevole, vi ricordate? Davide, la storia di Davide su quel punto è una vergogna nella Bibbia. Diciamolo, diciamo le cose con il loro nome. Così o no? È una vergogna. Perché sbagliò in una maniera madornale, tremenda. Forse non aveva ancora commesso quel peccato quando scrisse questa parola. Oppure quel peccato o quei peccati li aveva commessi e finalmente aveva ritrovato il perdono di Dio. Voi vi ricordate che quando Davide poi disse ho peccato, il Signore subito gli disse e il Signore ha perdonato il tuo peccato. Gloria a Dio. Quindi non c'è uno tra noi che è degno, meritevole di avere grazia dal Signore. No, fratelli, ricordiamoci che la grazia è grazia. La grazia non è merito. La grazia non è perché tu ed io siamo bravi, ma perché Dio è misericordioso. Gloria al Signore. Questo è il punto. Egli mi liberò perché mi gradisce. Mi trasse fuori al largo
e mi liberò perché mi gradisce. Il Signore mi ha ricompensato, continua a dire al versetto 20, mi ha ricompensato secondo la mia giustizia, mi ha reso secondo la purezza delle mie mani, perché ho osservato le vie del Signore e non mi sono empiamente sviato dal mio Dio. Aveva peccato, ma non si era sviato. Era rimasto faccia a terra davanti al Signore. Se volete sapere quanto Davide si è umiliato, per quanto tempo si è umiliato a Davide, potete leggere i Salmi 32, 51 e qualche altro ancora. Ha pianto, fino a quasi sentirsi inaridito nella sua vita fisica e spirituale, ma soprattutto fino a quando non ha realizzato il perdono di Dio. Gloria al Signore. Ecco, quindi Davide dice che quando il Signore l'ha liberato era pulito, almeno in quel momento era pulito, il Signore l'aveva lavato, l'aveva liberato, aveva un cuore aperto, pulito in quel momento. Gloria al Signore. Certo, non voleva vantarsi di questo, ma nella sua coscienza era tranquillo. E da questo trae, fratelli, sorelle, qualche conclusione utile anche per noi. Guardate nei versetti da 26 a 28, tu, dice al Signore, ti mostri leale verso chi è leale, integro verso l'uomo integro, ti mostri puro con il puro e ti mostri astuto con il perverso. Tu salvi la gente afflitta, ma il tuo sguardo si ferma sugli alteri per abbassarli. Come sei tu stasera? Come sono io stasera? Il Signore guarda la nostra vita, non guarda il sorrisetto, non guarda la gentilezza diplomatica che delle volte possiamo avere, no. Il Signore guarda al cuore. Ci siamo, fratelli? Quello è il punto. Il Signore guarda dentro di noi. Gloria al Signore, che il Signore stasera voglia parlare a ciascuno di noi. Benedetto sia Dio. Quindi il Signore torna a diventare, a rimanere, dunque, tutto per Davide e per ciascuno di noi. Dopo questa grande esperienza personale di salvezza di Davide, dopo la sua personale esperienza di conversione, dopo la personale esperienza di conversione di ciascuno di noi, dopo le tante manifestazioni straordinarie di Dio nel corso della storia della salvezza, Dio è luce. Versetto 29, sì. Tu sei la mia lampada, o Signore, e il Signore illumina le mie tenebre. E io spero tanto che Dio stasera possa illuminare qualcuno che si trova al buio, al buio perché ancora non lo conosce, o al buio perché sta passando un momento difficile. Dio è luce. Dio ci fa essere vittoriosi. Versetto 30. Con te io assalgo i bastioni, con il mio Dio salgo sulle mura. Le mura sono gli ostacoli che arrivano durante il corso del nostro cammino. Noi possiamo salire su quegli ostacoli e guardare vittoriosi in avanti. Ci crediamo stasera? Gloria a Dio. Dio ci dà la via perfetta, la sua parola, e ci protegge. Versetto 31, la via di Dio è perfetta. La parola del Signore è purificata con il fuoco. Egli è lo scudo di quelli che si rifugiano in Lui. Dio è l'unico Dio. Versetto 32, infatti chi è Dio all'infuori del Signore? Chi è rocca all'infuori del nostro Dio? Dio ci aiuta,
ci fa salire, ci fa avanzare, ci fa vincere. Nei versetti 33 a 43 potete leggerli per conto vostro. Dio ci libera dai nemici interni e da quelli esterni. Tu mi hai liberato dal popolo in rivolta, versetto 44. Mi hai conservato capo di nazioni, un popolo che non conoscevo mi è stato sottomesso. I figli degli stranieri mi hanno reso omaggio al solo udire parlare di me, mi hanno ubbidito. I figli degli stranieri si sono persi di animo, sono usciti tremanti dai loro nascondigli. Un antico proverbio che penso conosciamo tutti insegna: dai nemici mi guardo io, dagli amici mi guarda Dio. Anche degli amici, senza che noi lo sappiamo, delle volte possono diventare nemici. Che dite voi? Signore, aiutaci. E Davide viveva questa situazione. Davide passava continuamente in mezzo a questi pericoli. Gloria al Signore. Dio è degno dunque di ogni lode. Il cantico conclude così, versetto